Todi in provincia di Perugia, Gibellina nel Trapanese, Pescara e Gallarate in provincia di Varese. È con queste città che se la dovrà vedere Carrara per aggiudicarsi il titolo di Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026, il nuovo riconoscimento istituito dal Ministero della Cultura per incoraggiare e sostenere la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea. Carrara se lo merita perché Carrara è una città dalle mille risorse, una città legata all'arte da sempre e spero che questa sia l'occasione per portare avanti comunque il nostro nome e un programma culturale importante per Carrara. Io ringrazio quelli che finora ci hanno portato fin qua, quindi tutto il settore cultura, l'assessora Dazzi e anche la Fitzcarraldo e tutti quelli che hanno partecipato alla stesura del documento. La capitale del marmo, con il suo dossier dal titolo Carrara da 2000 anni contemporanea, ha superato i 23 sfidanti della prima fase e si è conquistata l'accesso alla selezione finale in programma il prossimo 25 ottobre a Roma.